Ingegnere, vogliamo spiegare cosa è accaduto perché poco prima delle 13.30 si è visto tanto fumo, residenti in strada si sono vissuti attimi di grande paura. Sì, abbiamo avuto un incendio di un'autorimessa che ha interessato un paio di autovetture, siamo intervenuti con due squadre e con i mezzi di supporto del comando di Pescara e abbiamo provveduto allo spegnimento completo e alla messa in sicurezza dell'autorimessa. Adesso stiamo facendo le valutazioni per quanto riguarda le problematiche strutturali del solaio e degli impianti elettrici, più stiamo facendo gli ultimi controlli sui locali adiacenti. Però l'incendio è stato messo sotto controllo e tutte le persone sono potute rientrare negli appartamenti e la situazione è stata messa completamente in sicurezza. Intervento provvidenziale perché qui ci sono tanti palazzi con moltissimi residenti. Sì, sì, ci sono tante famiglie che chiaramente si sono allarmate con la presenza notevole di fumo, insomma. Possiamo già dire quali sono le cause dell'incendio? Le cause non ancora le riusciamo ad accertare, adesso faremo gli ulteriori controlli per capire da dove è stato originato l'incendio e quali sono state le cause. Quanti mezzi c'erano all'interno del garage? Due autovetture. Subito danni, distrutte? Sì, distrutte, un'autovettura danneggiata e l'altra parzialmente. Però siamo ancora, guardi, adesso l'incendio è stato appena spento, quindi stiamo iniziando a fare gli accertamenti di rito che facciamo.